Posso nemmeno mangiare. Derelict Watcher. La sfida infinita tra Zerg e Protoss continua anche su Derelict Watcher, continua per andare a scoprire chi sarà lo sfidante di Naniwa. Nell'angolo in alto a destra, direttamente da Ayur, è sbarcato prima in Francia e poi qui su Derelict Watcher per prendersi il comeback e per portarsi dallo 0-1 al 2-1. XMG Todd! Dopo una grandissima partenza, adesso dovrà dimostrare che sia arrivato fin qui. Un motivo c'è per non essere il primo escluso di questi WCS Europa. Dignitas Targo! Allora vediamo quello che succederà in questo game, che sarà quello decisivo per andare a scoprire il vincitore di questa serie e quindi anche lo sfidante di Naniwa. Attenzione Targa, che ancora una volta parte di 15 acceri incurante di quelli che possono essere i rischi, come un Cannon Rush che comunque noi sappiamo non arrivare, perché la partenza di Todd è stata basata su un Gate Exp. Molto probabilmente arriva in questo momento la probe da parte di Todd, gira intorno, vede che è già stata posizionata l'acceri, vediamo quali intenzioni avrà Todd. Se ne va con questa probe, dove se ne va con questa probe Todd? Non ha una forgia, non può fare un granché, vede che la terza ancora non c'è, come non può esserci. Attenzione, si muove immediatamente questo drone di Targa, vuole cercare... Probabilmente voleva andare a prendere una terza, invece si va a inseguire immediatamente la probe. Dall'altra parte Todd, ancora un gas con un Cybernetic Core, sta ricercando, sta richiamando il primo Zilot in questo momento, quando siamo a 3 minuti e 28, siamo a 18 psi, psi bloccato in questo momento Targa, anche se probabilmente adesso gli nascerà in questo momento. Nascerà in questo momento la prima Queen. Intanto voglio sfruttare l'occasione per salutare, visto che sembra ci stia seguendo per la prima volta, anche Roberta di Eizo Italia, che ringraziamo per essere con noi. Arriva anche l'applauso, addirittura l'applauso, e vi ricordiamo che potete comprare in monitor, in super monitor, che è quello che sto utilizzando anch'io in questo momento. 25 psi per Targa, 24 per Todd. Attenzione, ancora è presto per capire quello che succederà. ...26 psi ancora per Targa, 27 per Todd. Sta arrivando immediatamente il gas però per il giocatore del team Dignitas. A questo punto, dopo aver capito che il suo avversario non era partito di Fast Exp, sa che può arrivare un qualche tipo di timing. Vediamo quali saranno le intenzioni da parte di Todd. Attenzione, sta arrivando anche un secondo gate, non sembra essere un 3-4 gate, ed invece sì amici, vengono posizionati in questo momento altri 3 gate da parte di Todd, che quindi giocherà aggressivo questo terzo game. Dovrà comunque riuscire a posizionare un pilone Todd in questo momento. Ancora la speed è lontana dall'arrivare, ci sono in questo momento i 100 gas necessari ma non ci sono ancora i 100 minerali. Arriva in questo momento la ricerca della speed da parte del giocatore Zerg, ma attenzione perché i gate non staranno molto ad aprirsi. Siamo a 6 minuti. Attenzione, si continuano a muovere anche i Ling, si continuano a muovere i Ling per cercare il pilone, ma il pilone è già stato posizionato e adesso probabilmente verranno anche aperti i gate. Attenzione, vediamo, qui è una sfida contro il tempo, ma attenzione perché stanno arrivando in questo momento i Ling, si stanno muovendo i Ling,
La visione di Targa che ancora non ha visto il pilone. Si ha visto il pilone. Stanno arrivando altri 8 ling. Ancora il Roach Warren non è stato posizionato, ma il numero dei ling è importante. Però attenzione perché sono 30 lavoratori a 29. Mentre arriva la prima warpata. Arriva la prima warpata di Zilot. Attenzione, ancora non ci sono Roach. 4 Roach in costruzione. La speed ancora non è presente. Mentre intanto sta arrivando anche uno Stargate per il giocatore degli XMG. Arriva in questo momento l'attacco. Attenzione, inizia ad arrivare l'attacco, vengano rallentati i ring, ma riescano comunque a uscirne. La speed ancora non è terminata. Brutte notizie queste per Targa, che comunque in qualche modo sembra potersi difendere e riuscire a difendersi senza grossi problemi. Però comunque sia, ha dovuto rinunciare a tanti droni. Attenzione, si incontrano Roach. Le rocce passano, non gli succede niente. Attenzione, c'è solamente uno scudo guardiano. Vediamo quanti danni riuscirà a fare Todd. Todd che in questo momento è anche psi bloccato e viene via. Viene richiamato tutto, mass recall, buon mass recall da parte di Todd, che comunque ancora è psi bloccato. Non so se Targa sia riuscito a vedere lo Stargate, non ha visto lo Stargate. Vediamo se riuscirà a nasconderlo, riesce a nasconderlo. Buona mossa questa da parte di Todd, che però adesso dovrà stare attento al comeback che sta arrivando, allo sciame che si sta portando in avanti. Guardate quanta roba passa. Ok, la processione Zerg. Arriva la processione Zerg, 80 psi per Targa, 60 per Todd. Attenzione tra i due giocatori, non possono sbagliare. Non possono sbagliare i due giocatori. 83 psi contro 68. Secondo me Targa vuole provare a fare dei danni. Vediamo se ci riuscirà. I Ling provano a passare. Buon force field. Ottimi force field questi da parte di Todd. 85 psi a 66. Continua ad attaccare. Continua comunque ad attaccare Targa. Prova a sfondare su questo lato. Entrano. Entrano alcuni Ling. Buon comeback questo da parte di Targa, che porta a casa anche qualche lavoratore probabilmente. Ma non ci sta. Non si ferma. Attenzione, non si ferma. Cattivissimo il giocatore norvegese. Il giocatore norvegese non si ferma. Continua ad attaccare, ma adesso è arrivata anche la Void. Force Field è completamente sbagliato. Attenzione, andiamo a vedere quanti danni ha fatto. 4 lavoratori uccisi da parte di Targa. Non sono tanti, ma ha comunque dato molto fastidio. 6 lavoratori uccisi. In qualche modo riesce a difendersi Todd. 74 psi per Targa, 66 per Todd, che praticamente sta facendo una season 3 di monodifesa. Deve solo difendersi, poi attacca, alle volte vince, alle volte perde. È un po' la storia di StarCraft, no? Attacchi o vinci o perdi. Va bene, ma questo non è particolarmente importante. È importante che il giocatore Protoss adesso cercherà di prendere una terza base. Sa che comunque anche il giocatore Zerg è stato costretto a creare un grandissimo numero di unità, sacrificando quindi dei droni. Ma vacca, ma io non ce n'ho, sto tornando ora dal lavoro, ma non si può mea così. Se si aumentava Hello Hit era tutto più semplice. Hello Hit sarebbe stato certamente più semplice. Ma comunque 71 lavoratori per Targa, 44 per Todd in questo momento, che sta andando a posizionare altri due spazioporti. Anche se stanno già arrivando delle idralische. Attenzione, buon comeback questo. Da parte di Targa. Vediamo se riuscirà a fare dei danni con questi ling, che non vengano micrati. Sembra possano provare ad andarsene, provano a scappare. Buoni force field. Un ling passa. Attenzione, passa sto ling. Non so se è riuscito a vedere che cosa. Ha visto uno Stargate. Attenzione, non sappiamo quanti ne abbia visti. Ha visto, sa che ci sono almeno due Stargate. Altre 10 idralische in produzione, 71 lavoratori a 49. Probabilmente cercherà di pushare il prima possibile Targa per non ritrovarsi nella situazione di prima. Intanto si è andato a psi bloccare. Vediamo quello che succederà. Mentre siete sempre tantissimi, mi piacerebbe essere tutti italiani, ma non sarete mai tutti italiani. C'è gli stranieri, ci saranno i russi sono ovunque nel mondo, come francesi che in questo momento sorvolano la base norvegese. Attenzione, quanto, 46 psi per Targa, 112 per Todd. Sembra strano, comunque Targa la quarta la prende veramente veramente tardi. Le musiche epiche della Pippo Station, le unità volanti Protoss, il numero delle Void in questo momento molto molto elevato. Sono ben 5 le Void, altre 2 sono in produzione per questa sfida,
per questa sfida che ci darà l'avversario di Naniwa. 13 minuti di game, sta arrivando in questo momento altri Zilot, ma si muove in avanti, si muove l'esercito di Targa. Guardate quanto è riuscito a produrre lo sciame in così poco tempo. 184 psi di pura violenza e cattiveria si stanno adesso andando a muovere verso l'esercito di Todd, che è racchiuso in un angolo, è racchiuso in un angolo, dovrà fare dei force field perfetti. Arrivano, sono buoni i primi force field, ma rischia di perdere tutte le unità di terra. Attenzione, Todd costretto a richiudersi in un angolo, costretto a richiudersi in un angolo, si è dovuto difendere praticamente per tutta questa season, dovrà riuscirci anche in questo momento. Inizia a suonare la Spoip Station, continua ad attaccare Targa, ma Todd in qualche modo prova a difendersi e sembra riuscirci. 171 psi a 106, 171 psi a 106, ma non sfonda Targa. Le Void respingano il giocatore Zerg, riescano in qualche modo a respingerlo, ma continuano ad arrivare, continuano a venire evocate. Guardate, continua ad arrivare lo sciame del Swarm, continua ad attaccare, continua a farsi avanti. Attenzione, Todd in questo momento potrebbe essere in difficoltà, potrebbe essere in difficoltà. Todd è costretto a sacrificare la terza base, mentre stanno arrivando altri Drelisk, ci sono anche altri Drelisk e altri Ling. Attenzione, potrebbe andare giù tutto l'esercito di terra, potrebbe andare giù la terza base, più che altro la terza base potrebbe andare giù. Continua ad attaccare Targa, 180 psi a 190, perché prendere la quarta se siete Zerg? Potete fare tutto con due basi, con tre basi. Vengano attivate le Voidre in questo momento, ma arrivano ora le altre Drelische, vengono micrate le Voidre da parte di Todd. 96 psi a 165, continua ad attaccare, continua ad attaccare Targa, è un po' ovunque, ma il numero delle Void è importante e va a shottare praticamente tutte queste unità Zerg. In qualche modo Todd prova il miracolo, un miracolo che sarà difficilissimo probabilmente in questo game, ma lui ci prova. Ha giocato molto bene questa serie, ma potrebbe essere il primo ad andarsene da questi WCS, anche se semplicemente riprenderà la sua posizione di commentatore ufficiale. Oddio, attenzione, continua ad attaccare, continua ad attaccare. Attenzione, il numero delle rocce è importante. 92 psi contro 150, però non ci sono più i Drelisk, ancora non ha una quarta base, ancora non ha una quarta base. Se si continua a difendere Todd, secondo me ce la può anche fare. 92 psi a 130, 92 psi a 130, arrivano un altro piccolo contingente. Mamma mia, però cosa è successo? 71 psi, 71 lavoratori, scusate, a 48. Targa ancora non ha una quarta base, ma Todd non ha più la terza, prova a riposizionarla in questo momento. Andiamo a vedere l'esercito, 8 Void, 5 Sentry, 7 Sentry. I Force Field sono stati perfetti praticamente per il giocatore Protoss. Adesso sta arrivando anche la quarta base da parte di Targa. Continua a splittare l'armi, continua a splittare l'armi. 108 psi a 145, altre 5 Hydra in produzione, e questa volta sta arrivando anche un Infestation Pit, sta arrivando anche un Infestation Pit per Targa. Continuano a muoversi due, no, in verità Todd è abbastanza stabile, è abbastanza statico, non stabile, stabile è un'altra cosa. E adesso si rimuove Targa probabilmente. Hydraling per il giocatore del team Dignitas, che potrebbe andare a cercare di prendersi la rivincita contro Naniwa, che l'aveva buttato nel loser bracket. Attenzione, ci sono anche delle Queen in questo momento. Tre Void, altre tre Void in produzione. Mamma mia, ma quante sono? Sono 10, sono 10 queste Voidry. Adesso vedrà la quarta base, adesso vedrà la quarta base del suo avversario, il giocatore Protoss. Continuano ad arrivare le Queen continuano a lasciare tumor, si muovono, vogliono muoversi velocemente. Attenzione, probabilmente tra un po' verranno warpate delle unità, ma adesso è maxato, adesso è ufficialmente maxato Targa. 200 psi, 200 psi per Targa con tantissime Queen, si muove in avanti. Per Todd la situazione sembra essere pseudo drammatica, ci sono solamente alcune Void a tenergli viva la speranza. Aspetterà il più uno alla difesa probabilmente Targa, sta avanzando lentamente per prendere la posizione. Attenzione, questo pilone da dove sbuca, questo pilone è fantastico, me l'ho perso, ma questo pilone è la chiave del successo. Comunque ti stimo Todd, a 19 minuti gli fai il pilone in base. Attenzione,
Attenzione, arrivano questi Zealot. Mentre vengono mandate alcune unità sulla terza base, vediamo se deciderà di difendersi Targa oppure no. Deve stare attento perché ci sono in questo momento degli Zealot un po' ovunque nella mappa. Dall'altra parte continua a splittare, splitta, splitta. Alla fine tu perdi, però bisogna t'attacchi anche. Attenzione, avanza in questo momento Targa. Targa continua ad avanzare mentre da quest'altra parte gli Zealot stanno distruggendo un po' tutto. Ma arriva in questo momento l'ingaggio, forse no. Vengano fatte anche delle allucinazioni. Deve stare attento Targa. Avanza anche con Infinite Queen. Arriva a mezz'arco. Arriva a mezz'arco Targa. Il momento è catartico. Arrivano le Queen, le Void. Tutto va a attaccare tutto. 126 Psi, 194 Psi, a 100 Psi. Il povero Todd in una situazione drammatica. Il povero Todd in una situazione drammatica. Lo è stato praticamente per tutto il WCS. Ma da qui probabilmente non riuscirà a uscirne. Ha fatto un grandissimo torneo, ma Targa sta sfondando. Targa sta distruggendo tutto con Queen, Roach e Hydra. Continua l'avanzata zerghestre zerghiana verso la base. Va giù tutto, va giù anche Gate, vanno giù anche Gate. Sono rimaste in questo momento solamente 5 Void a dare la speranza a Targa, che nonostante tutto è riuscito probabilmente a prendersi la rivincita contro Naniwa, costantemente maxato. Adesso stanno arrivando anche 1.750 rocce che probabilmente faranno dare a Todd il GG. È ricaduto alla terza base ancora una volta, va a splittare l'armi. Mono Queen all'attacco adesso, Mono Queen arriva adesso, tutto il resto. Ma le Queen continuano ad attaccare, vanno giù tutte le Void, 24 Psi, GG, good luck. E siamo 2-1. Chi andrà a prendersi la rivincita contro Targa, contro Naniwa, sarà dal team Dignitas Targa!